Sulmona ha stagnato per circa 8-9 anni in una situazione di involuzione nella quale non si sono prese mai iniziative tese a creare vero sviluppo. Non è che dare occupazione per 2-3 mesi risolva i problemi economici, aiuta per un attimo le persone. Bisogna creare occupazione stabile e anche di numericamente significativa. Da qui i programmi sono un po' a ampio raggio, perché tutti parlano di Sulmona come città di cultura e turismo, senza però rendersi conto che Sulmona ha una capienza di ospitalità che si limita a meno di 600 posti letto, fra diciamo, posti di qualità e anche quelli di minor qualità, e per un turismo di massa non è assolutamente in questo momento preparata, quindi bisogna andare piuttosto a lavorare su un turismo esperienziale, quale è quello peraltro che va molto di moda oggi, o anche curando l'ambiente in un turismo che esalti l'ambiente. La sanità è un punto che ho messo nel mio programma, perché certamente non può il comune da solo fare qualcosa sulla sanità perché non ne ha la competenza, però ricordo che il sindaco è la più alta autorità sanitaria della città, può stimolare, e da qui ecco il discorso di prima del raccordo con le forze politiche, per far sì che il nostro, per esempio, ospedale sia un ospedale funzionale a un bacino molto più ampio di quello che è solamente Sulmona alla Valle Peligna, ma deve servire anche aree più ampie come l'Alta Val Pescara o come l'Alto Sangro. Io nel programma ho inserito proprio questo, pochi ne parlano: l'agricoltura può essere un volano per lo sviluppo di questa città. Intanto si possono recuperare delle aree che non sono state più utilizzate ed erano di valore, ridarle all'agricoltura anche attraverso la formazione di cooperative di giovani che si dedichino a prodotti che sono di nicchia, che possono essere invece esaltanti per il nostro territorio, e non mi limito ovviamente agli rosso, ma altri prodotti importanti che prima Sulmona faceva e metteva sul mercato addirittura europeo, e che oggi sono quasi scomparsi. Mi limito a dire che il Monte Pulciano nasce nella Valle Peligna, il Monte Pulciano d'Abruzzo, ma oggi proprio nel nostro territorio di Sulmona, dopo la scomparsa della vinicola Peligna, non c'è più qualcuno che faccia una produzione di qualità di Monte Pulciano, se non uscendo fuori dalla stretta città di Sulmona, e quindi bisognerebbe andare nei comuni del circondario. Ecco, potremmo recuperare anche questa importante funzione.